Mi ha guardato, mi ha detto: sei musulmano? Gli ho detto sì. Dell'Afghanistan? Gli ho detto sì. Come sapeva? Sicuramente tutti gli afghani passano dalla Turchia, gli sarà capitato, avranno sentito le notizie. Mi ha detto: no, 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 i soldi no, non ci penso io. Grazie, gentilissimo. E allora quando è arrivato alla destinazione mi ha detto: vieni con me. E mi ha portato a questo terminale d'autobus che c'è, stava questo bar, che non è un bar, lì non c'è bar, ma è più che altro che si beve il tè, si guarda il calcio, si beve il tè. E ci hanno portati tutti e due a questo terminale e gli ha detto in turco che questi sono gli ospiti miei, offrigli quello che ti pare, no? Quello che chiedono. E gli ha raccontato la nostra miseria storia, miserabile, cioè chissà che avrà detto a questo barista. Questo barista gli diceva alle signore, signore, signore di una certa età che venivano a piangere e ci passava la mano sul viso. Ma perché era afghano pure lui? No, no, era turco, ma sapevano la nostra miserabile vita. Poi vi hanno visto anche così Così, no? piccoli. Così piccoli, sicuramente avranno detto hanno bisogno veramente per comunque sia. Qualsiasi nazione o la razza, l'umanità c'è ancora. E devo dire comunque, soprattutto i turchi c'hanno. Cioè, buoni e cattivi ci abbiamo tutti quanti, ma l'umanità ancora c'è. Allora quel giorno ho detto: cavolo, l'umanità c'è. E allora questi signori, addirittura si sono messi a piangere, ma tutti offrivano il tè, ma siamo gonfiati a Dal tè. bere tè, 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 dolci, insomma.